Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del telegiornale Occhio alla Notizia, che questa sera va in onda eccezionalmente da Senigallia, dove si è svolto il trentennale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche. Cominciamo dalla cronaca. Su circa 90 autocorriere noleggiate in provincia di Pesaro per le gite scolastiche, 23 sono risultate non in regola, anche se le violazioni alle norme non erano tali da compromettere viaggi in corso o le partenze. È il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia Stradale nell'ambito dell'accordo fra Ministero dell'Interno e Ministero della Pubblica Istruzione, volto a garantire la massima sicurezza ai ragazzi durante le gite di istruzione. Da alcune settimane gli istituti scolastici informano la Polizia Stradale di Pesaro delle date delle partenze e agli arrivi delle gite, fornendo così anche dettagli relativi ai mezzi di trasporto impiegati e al numero di studenti trasportati. Finora dalle scuole sono arrivate 70 comunicazioni, ma le pattuglie hanno minuziosamente controllato in tutto 90 autobus. Per 23 mezzi sono emerse varie irregolarità. Mancavano per esempio i documenti normalmente prescritti per i viaggi, non venivano rispettate le regole sulle ore di guida e di riposo previste per i conducenti professionisti. Brutta sorpresa per un medico che ieri pomeriggio si è recato a Monte Giove di Fano con figlio e cani al seguito per una passeggiata. A suo rientro ha trovato l'auto con il finestrino rotto e documenti, chiavi di casa e carte di credito spariti. L'uomo ha denunciato il furto ai carabinieri di Fano. Purtroppo non è la prima volta che accade sulla collina dell'Eremo ed in particolare in questo punto. Fate attenzione dunque e ricordate di non lasciare mai oggetti di valore all'interno dell'automobile. Incidente stradale ieri sera, 40 minuti dopo la mezzanotte, in Viale Adriatico a Fano, davanti al self-service al Pesce Azzurro. Due auto si sono scontrate tra loro e una di queste si è ribaltata su un fianco. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito e le parti si sono accordate tra loro per il risarcimento dei danni. Noi giornalisti non dobbiamo essere la buca delle lettere di nessuno e questo riguarda anche le intercettazioni. Sono stufo di leggere su tutti i giornali pagine e pagine di sbobinati senza senso che coinvolgono persone che non sono nemmeno indagate. Dobbiamo selezionare le notizie con interesse per i cittadini senza guardare dal buco della serratura. Lo ha detto Enzo Jacopino, presidente dell'Ordine dei giornalisti, nel confronto a due con Matteo Ricci, vicepresidente nazionale del PD e sindaco di Pesaro, sul tema Ordine sì, Ordine no, organizzato in occasione del trentennale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche che si è tenuto qui a Senigallia. Presidente, al di là delle incertezze, però insomma 30 anni sono un bel traguardo per l'Ordine dei giornalisti delle Marche. Sì, sono un bel traguardo soprattutto perché siamo un ordine piccolo, siamo uno dei più piccoli d'Italia e uno di quegli ordini che paradossalmente hanno saputo correre di più degli altri. Se noi pensiamo che nell'86, quando ci siamo staccati dall'Emilia, Romagna e Marche, io stesso ho la tessera professionale rilasciata dall'Ordine di Bologna, eravamo 400, adesso siamo qualcosa più di 2000 e in questi anni abbiamo realizzato una serie di progetti importanti, dalla sede, dall'organizzazione, dall'informatizzazione dell'archivio, al potenziamento della segreteria, a tutta una serie di iniziative che sono servite a proiettare l'ordine al di fuori dalla struttura amministrativa per farsi conoscere e per dialogare con la gente. Ecco, questo è un ordine che è riuscito in qualche modo nel suo intento, che è quello di non solo organizzare e gestire la professione e quindi il controllo deontologico, amministrativo sui colleghi, ma anche quello di imporre l'immagine della professione e di presentarla ai marchigiani che sono i destinatari del nostro lavoro. In una società che comunica in tempo reale, è ancora così fondamentale e importante la figura del giornalista? Direi di sì, se non altro perché l'informazione, quella fatta in maniera professionale, cioè come mediazione intellettuale tra il fatto e la notizia, richiede da un lato il rispetto della verità, il rispetto della persona, il rispetto di un codice etico, che l'informazione spontanea, quella che vediamo tutti i giorni e alla quale dobbiamo rapportarci, vediamo scorrere su internet, sui social media, eccetera, è lì che si fa la differenza.
Cioè il lettore dei giornali, il radioascoltatore, l'internauta hanno bisogno di una informazione che sia certificata. E questa informazione certificata può nascere solo innanzitutto da una preparazione professionale seria, perché una professione intellettuale non può prescindere dai saperi, ma deve anche poggiare su un impianto ordinamentale, deontologico, professionale, tecnico, che sia oggettivamente verificabile e controllabile. Altro tema caldo del dibattito, moderato dal giornalista Gianluca Semprini di Sky TG24, la riforma dell'ordine dei giornalisti all'esame del Parlamento e lo scambio polemico fra Jacopino e il presidente del Consiglio Matteo Renzi sull'abolizione degli ordini durante la conferenza di fine anno. L'unica vera riforma necessaria, ha affermato Jacopino, è quella che prevede la tutela ed il rispetto delle persone che lavorano, così come previsto dalla Costituzione. Per Ricci, come per i comuni, anche per gli ordini professionali è necessaria una riorganizzazione. Abbiamo e dobbiamo metterci il cambiamento soprattutto in testa, altrimenti lo si subisce soltanto. Rubato a Rimini, un bus da 54 posti di proprietà di una ditta di Lecce è stato trovato dalla polizia stradale in un parcheggio pubblico a Villa Fastigi di Pesaro, con targhe diverse e sedili staccati. L'automezzo era in riparazione in una carrozzeria di Rimini, da dove era stato trafugato nella notte tra mercoledì e giovedì. Ed è tutto, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana.